Signore ha liberato il suo popolo e gli ha dato esultanza, ha colmato di gioia i suoi eletti, alleluia. E con l'antifona del sabato, tra l'ottava di Pasqua, si apre con l'affermazione della liberazione. Cristo ci ha liberati. È il grande segno pasquale. Cristo ha sciolto i legami della morte, i legami del peccato, i legami del male, e ha liberato il suo popolo. Per questo è venuto. È venuto qui sulla terra per liberare l'uomo, riprenderlo e riportarlo nel paradiso terrestre, là dove avvenne il primo peccato e dove è stato creato da Dio nella libertà. Siamo nel Tempio di Gesù Liberatore. Dobbiamo cantare alla nostra liberazione. Dice Paolo, Cristo ci ha liberati, ma dobbiamo mantenerci liberi. Questo è adesso l'impegno nostro. La liberazione è stata operata, ma il difficile per noi è mantenerci liberi, non lasciarci più incatenare nella mente, nel cuore e nella vita. L'uomo è stato creato libero dal Signore. Questa è l'identità dell'uomo, ens liberum. Tra tutti gli esseri esistenti, l'unico l'essere veramente libero è l'uomo. Lui soltanto può scegliere il bene e scegliere il male. Tutte le altre creature non sono in questo senso libere di scegliere bene e scegliere il male. È per questo che l'uomo è la perla dell'universo, perché ha questa perla dentro di sé, la libertà. Non è libero l'angelo del cielo, perché aderisce al bene, non può fare il male. Non è libero il diavolo, ha scelto il male, non può fare il bene. Non sono liberi gli animali, che hanno una legge da seguire, una determinazione. Tantomeno sono liberi gli alberi, tantomeno sono libere le pietre. L'essere veramente libero è l'uomo, unico essere al mondo. L'uomo può abusare della sua libertà, può farsi incatenare. Il maligno ha incatenato l'uomo, non ha soppresso pienamente la libertà, però lo ha condizionato, e l'uomo è fortemente condizionato dalle tre concupiscenze che sono connesse con il peccato: concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e concupiscenza della vita. L'uomo è condizionato dagli altri uomini, può essere anche plagiato, può essere condizionato dalle passioni e dei vizi, può essere condizionato dal maligno. È una lotta quella dell'uomo per mantenersi libero, libero nella mente, per cui deve pensare come vuole, senza lasciarsi influenzare da altre dottrine, libero nel cuore, senza lasciarsi incatenare le altre, libere nei comportamenti, osservandoci la legge, ma non una legge schiavizzante, una legge che assicuri la libertà, l'esercizio della libertà, dai soprusi che gli vengono dal di fuori. L'uomo deve mantenersi libero, perché a caro prezzo Cristo gli ha ridonato la libertà. Mettiamoci questa mattina ai piedi di Gesù il Liberatore, colui che ha restituito
la libertà all'uomo e che vuole tutelare questa libertà dell'uomo, appunto perché l'uomo sia l'uomo, sia se stesso. Quando l'uomo è libero, è se stesso. E questo ha fatto il Signore. E allora il Signore ha liberato il suo popolo e gli ha dato esultanza, ha colmato di gioia i suoi eletti. Appunto, quando noi abbiamo la libertà gioiamo, quando siamo schiavi gemiamo, quando un popolo viene liberato esulta, si imbandiera, la città si imbandiera nei balconi. Perché? Perché siamo liberi, Cristo ci ha liberati. Dobbiamo esultare, ma dobbiamo lottare con Lui per mantenerci liberi. O Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo per la libertà che ci hai donato e ti chiediamo di mantenerci liberi con la tua grazia e con la nostra collaborazione. Noi vogliamo essere liberi, liberi da ogni condizionamento interiore ed esteriore che non sia secondo il tuo volere. E allora, fratelli e sorelle, gridiamo il nostro alleluia della libertà al Signore con il cantico del Gloria. O Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti i popoli il dono della fede, guarda i tuoi figli di elezione, perché coloro che sono rinati nel battesimo ricevono la veste candida della vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Risuscitato al mattino del primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò apparve a 2 di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli 11 mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Parola del Signore. Gloria a te. Per 8 giorni abbiamo ascoltato le apparizioni di Gesù, tante apparizioni che vengono poi catalogate da Paolo nella lettera ai Corinzi. Egli apparve alle donne, apparve agli apostoli, apparve a Cefa, apparve a 500 persone riunite insieme, dei quali alcuni dormono, cioè sono morti, altri sono vivi. In ultima è apparso anche a me, diceva Paolo. Per cui Cristo è apparso molte e molte volte dopo la sua resurrezione. Anzi, Pietro ci dice: noi abbiamo mangiato e bevuto con lui per 40 giorni, lo abbiamo visto, l'abbiamo toccato, abbiamo mangiato e bevuto, è stato con noi.
Eppure San Marco mette in risalto la incredulità anche di fronte alle tante apparizioni, alle tante manifestazioni di Gesù. Non dovevano più dubitare, aveva dato tutti i segni, aveva mostrato le piaghe, delle mani dei piedi, si era lasciato toccare. Guardatemi, toccatemi, non sono un fantasma, i fantasmi non hanno carne e ossa, io, vedete, ho carne e ossa. Aveva chiesto del pesce e gli diede del pesce, gli diede del miele perché ne mangiasse. Si è seduto a tavola con loro, aveva mangiato e bevuto, per cui nessuna ombra di dubbio avrebbe dovuto sfiorare la mente degli apostoli. Anche l'incredulità di Tommaso venne vinta quando apparve Gesù, come domani, cioè l'ottavo giorno. Tommaso, che non era stato alla prima apparizione, quella del giorno della resurrezione, aveva manifestato le sue perplessità e i suoi dubbi, anzi aveva detto: io non crederò finché io non metterò il mio dito nei fori delle mani e dei piedi, finché non affosserò la mia mano dentro il suo costato, io non crederò. E Gesù, proprio all'ottavo giorno, chiama Tommaso e gli dice: Tommaso, tu che non credi, vieni, vieni, metti il tuo dito nelle mie piaghe, metti le tue mani nel mio costato e non mostratevi incredulo. E Tommaso si buttò per terra e dice: Dio mio, io credo. Eppure, nonostante tutte queste prove, ancora non erano sicuri, il dubbio non era cessato. Ed è appunto Marco che mette in risalto questa incredulità persistente degli apostoli, incredulità che permane fino all'ultimo giorno della permanenza di Gesù in questo mondo, quando dopo 40 giorni fa il banchetto di addio e mentre erano a tavola li rimproverò per la loro incredulità e li condusse fuori, e mentre conversava con loro fu assunto in cielo lentamente. Allora credettero che veramente quel Gesù che l'avevano visto così uomo come gli altri, che lo avevano toccato come risorto, era veramente Gesù che scendeva al cielo una volta compiuta l'opera sua. Gesù aveva detto: beati quelli che non vedranno e crederanno, e questi siamo noi. Noi crediamo alla resurrezione del Signore. San Paolo, per ribadire questa verità che è fondamentale nel cherigma cristiano, dice: se Cristo non è risorto, neanche noi risorgeremo, e se non c'è risurrezione, vana è la nostra fede, siamo i peggiori degli uomini. Invece Cristo è risorto veramente, e anche noi con Lui siamo nella resurrezione, prima dello spirito e poi del corpo. Ed è questa la verità fondamentale dell'annunzio cristiano. Gli apostoli proprio questo annunziavano: Cristo è risorto, quello che avete ucciso è risorto, la morte non è più, la morte è stata vinta, non si muore più, questa è la novità. La morte non esiste più,
perché è stata ingoiata da Cristo, il primo dei risorti. Chiunque crede in Lui avrà la stessa sorte di Lui. Ormai non c'è più paura della morte, la morte è vinta. Lui è risorto e noi che con Lui formiamo un solo corpo risorgeremo. Non c'è un corpo che definitivamente sarà metà risorto e metà morto. La testa risorto e le membra non risorte. La resurrezione è già operante dentro di noi. Ancora noi non la vediamo, la constateremo completa nell'ultimo giorno. Come dice l'Apostolo dei Romani, quello Spirito Santo che ha risuscitato Cristo dai morti risusciterà un giorno anche i nostri corpi mortali e noi saremo insieme con Lui. Per cui la resurrezione di Cristo ci coinvolge. Vivere da risorti, ecco allora qual è la conseguenza della nostra resurrezione. Conseguenze che dobbiamo trarre noi. La nostra vita non si chiude qua giù. Questa è una breve parentesi, un breve tratto di strada nel lungo cammino nostro. Noi siamo eterni, siamo immortali. Questa è la fase mortale del corpo, ma già la risurrezione l'abbiamo dentro di noi e noi saremo eternizzati perché la morte è stata vinta. E per questo che dobbiamo vivere come risorti, ricordandoci che la resurrezione di Cristo, che è operante in noi, ha delle sue esigenze. Se siete risorti in Cristo, dice l'Apostolo ai Colossesi, guardate lassù e fate le opere di lassù, non le opere di qua giù. Guardate lassù dove è Cristo che vi attende. E dato bando a tutte le opere cattive di questo mondo. Il cristiano che è cosciente di essere un risorto cammina con i piedi per terra, lavora per edificare la città terrena e orientarla a Dio, si interessa di tutte le cose perché tutte le cose debbano essere così riordinate a Dio una volta che Cristo è risorto. Ma il cuore e gli occhi sono rivolti al cielo, perché la patria che noi attendiamo è il cielo. Questa patria che già è dentro di noi, perché siamo dimore di Dio e che un giorno sarà la Gerusalemme celeste. Noi siamo in emigrazione, siamo in viaggio verso questa città futura, che è la vera nostra patria. Abbiamo già il passaporto e nel passaporto c'è scritto tutto di noi, cioè c'è la carta di identità, ci sono i connotati nostri, siamo uomini celesti, siamo di razza divina, condizione siamo familiari di Dio. Per cui possiamo presentarci con questo passaporto. Viviamo qui sulla terra, ma siamo di schiatta divina, cittadini del cielo, familiari di Dio, principi di casa reale. Abbiamo il lasciapassare, ma dobbiamo tenere alta la nostra dignità. Non lasciarci rubare il passaporto, non lasciarci rubare la carta d'identità, altrimenti non si entrerà. Vivere da risorti, ecco il comandamento del Signore. E vivere da risorti significa vivere nella verità e vivere nell'amore. Vivere nella verità. Ogni peccato è menzogna. Vivere nella verità significa aderire a Cristo con la mente e col cuore,
con la vita. Lui è la verità, ed è la verità che vi rende liberi, diceva Gesù, e noi liberati siamo mantenuti liberi dalla verità. Finché siamo nella verità, finché camminiamo nella verità, noi saremo sempre liberi, e cioè uomini, uomini quale Dio ci ha creato, uomini quale Dio ci ha restaurati attraverso il suo figlio Cristo Gesù. Vivere da risorse significa vivere nell'amore. L'amore è la vita. L'amore è la vita. Vivere da risorse significa amare. Amare ciò che è buono e bello. E amarci tra di noi. Perché tutti siamo figli di Dio. Perché tutti siamo stati generati dall'unico generante. O voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, non sapete che formate un solo corpo in Lui? Voi tutti che mangiate e bevete al medesimo calice o mangiate dell'unico pane, non sapete che siete il corpo del Signore? L'unico corpo, perché uno è il pane e uno è il calice? Voi tutti che avete il medesimo spirito, non sapete che siete un corpo solo? Perché lo spirito è l'anima vostra, l'anima del mistico corpo che siete voi. Tutto questo ci porta ad amarci gli uni gli altri, perché siamo unità nel Signore, a riconoscerci fratelli, generati dallo stesso Padre, rigenerati nel battesimo, conviventi tra di noi, membri gli uni degli altri nel mistico corpo di Cristo, nutriti dall'unico pane, abbeverati dall'unico calice e animati dall'unico spirito. Nessuno inode la propria carne, noi siamo una carne sola, e allora dobbiamo amarci gli uni gli altri e stabilire in questo mondo la civiltà dell'amore. Vivere da risorse significa fare trionfare l'amore dentro il nostro cuore e attorno a noi. E allora viviamo da risorti, fratelli e sorelle. Non lasciamoci prendere dalle cose terrene, purifichiamoci da tutto ciò che può inquinare la nostra vita terrena. Purifichiamoci nella mente, nel cuore, nell'anima e nel corpo. Viviamo da risorti come figli di Dio. Siate santi come io sono santo. Questo è il comandamento del Signore. E questa mattina noi vogliamo chiedere al Signore, appunto per tutelare la nostra libertà, di purificarci da tutto ciò che ci inquina e di liberarci da tutto ciò che ci incatena, che tenta di fare degli uomini liberi ancora degli schiavi. Sì, o Signore Gesù, ti preghiamo questa mattina, liberaci da tutte le nostre catene, liberaci da tutti i nostri lacci e anche purificaci da tutte le nostre infermità spirituali e fisiche, perché noi vogliamo essere risanati completamente, liberi anche da tutte le infermità, da tutti gli inceppamenti, per poter camminare e gridare e cantare come uomini liberi, gridare la risurrezione, gridare a te, camminare cantando verso la patria celeste. Sì, o Signore Gesù, vieni a liberarci, vieni a risanarci, vieni a tutelare la nostra libertà o a restituirci la nostra libertà di figli di Dio. Alleluia. Chiediamo al Signore di mantenere la veste bianca, e se ancora la veste nostra non è bianca, chiediamo al Signore di lavare le nostre vesti. Dove si lavano le vesti? Nel sangue dell'agnello. È un sangue che fa diventare bianche. Chi sono questi? Diceva
Giovanni all'angelo nell'Apocalisse. Essi sono agitando uno stuolo immenso di persone che camminavano dietro l'agnello. Essi sono quelli che hanno lavato le loro stole nel sangue dell'agnello e hanno reso candide le loro vesti e cantano un cantico nuovo. Ecco, noi abbiamo ricevuto una candida veste nel battesimo. Oggi è il sabato in albis, il sabato delle vesti bianche. Chiediamo al Signore di mantenere sempre la veste bianca, di mantenere sempre il profumo del crisma sulla nostra fronte, che è il buon odore di Cristo. Dice il Coelet 9:8: le tue vesti siano sempre bianche e sul tuo capo non manchi mai il profumo. È una parola che vale per noi. Le nostre vesti siano sempre bianche e il profumo di Cristo non manchi mai sul nostro capo. Dobbiamo camminare nella santità della vita, bianchi, e dobbiamo fare sempre il profumo di Cristo che dimora dentro di noi. E allora chiediamo al Signore questa purezza. In questo giorno santissimo, in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi, a immagine del Signore risorto, e fa di tutti noi un popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua, il profumo di Cristo, la purezza si estenda a tutti noi e sia annunziata al mondo intero. Diciamo insieme: per la santa resurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale generata dal Cristo, noi ti preghiamo. Perché tutti i battezzati nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo rinnovano la grazia della loro rinascita nello Spirito, preghiamo. Per l'umanità intera, perché si diffonde nel mondo il annunzio che in Cristo si è fatto pace tra l'uomo e Dio, l'uomo a se stesso e l'uomo e i suoi fratelli, preghiamo. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità questa Pasqua e si condivide il dono del Signore, noi ti preghiamo. Per tutti i cristiani che ancora dubitano, per tutti gli increduli che vorrebbero credere e non credono, per tutti coloro che cercano con amore la verità e non la trovano, perché illuminate dalla grazia pasquale riconoscono che non c'è altro nome al di fuori di Cristo in cui essere salvi, preghiamo. E adesso, fratelli e sorelle, preghiamo per tutte le altre intenzioni. Rinnoviamo adesso al Signore le suppliche per la nostra patria. Preghiamo per il Presidente della Repubblica,
perché lui che tiene il timone, lui che è un uomo di preghiera, di intensa preghiera, lui che è devotissimo di Maria, un vero e profondo cristiano, trovi nella preghiera, a cui attendo ogni giorno, la luce necessaria per dare la sua parola di guida, di incoraggiamento e di equità, perché trovi in Maria, nostra madre, la fonte della dolcezza, della misericordia e della giustizia temperata dalla carità, noi preghiamo. Per il governo, perché amministri bene, eseguisca bene il suo mandato per il bene dei cittadini e per risollevare questa patria che attraverso un momento brusco. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Per la santa resurrezione del tuo figlio, ascoltaci, oh Signore. Per la nostra Sicilia martoriata e messa alla gogna dalla stampa internazionale come terra di briganti, di mafiosi, come terra in cui alligna il male, perché questa terra benedetta da te, oh Signore, questa terra di santi ed eroi, questa terra che conserva la fede, ricca di tesori di arte, ricca di fede e di grazia, questa terra benedetta tra tutte le altre terre, abbia dal tuo trono la grazia di ritrovare quella forza di manifestarsi al mondo come una terra dove c'è sì il male, ma dove il bene è molto superiore al male. Fa che la nostra terra rinnovi la tua gloria e risplenda fra le altre terre come la terra in cui Cristo ha posto la sua dimora. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Per la santa risurrezione del suo figlio, ascoltaci, oh Signore. Per la nostra città, per Palermo, teatro di tanti assassini, teatro di tante manifestazioni, teatro di bene e di male, perché ritrovi se stessa questa città inclita e perché la Madonna, che è patrona della nostra città, trionfi sul male, noi ti preghiamo. Per tutti i cittadini disorientati, perché abbiano luce, per tutti quelli che sono stati indiziati, perché abbiano forza, per tutti i carcerati, perché siano trattati bene, perché si faccia giustizia nella carità, per tutti quelli che si trovano in disagio, perché ritrovano l'equilibrio e la gioia di vivere. Per tutti questo, Signore, noi ti preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Signore. Signore, adesso ti preghiamo per gli ammalati, per i nostri ammalati, presenti e assenti, per tutti quelli che soffrono nel corpo e per tutti quelli che soffrono nello spirito. Visita, oh Signore, ed abbiano oggi la gioia di sentirsi visitate da te e guarite da te. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Per la santa resurrezione del tuo figlio, ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo adesso, Signore, per alcuni ammalati i cui nomi sono stati raccolti perché vogliono essere presenti a questo sacrificio in questo momento, perché si raccomandano alle nostre particolari preghiere, e per tutte quelle persone che hanno deposto le loro intenzioni nei cestini. Per queste persone, Signore, noi ti vogliamo porgere particolari suppliche.
tua santa resurrezione. Sì, oh Signore, tu hai detto: se voi restate in me e le mie parole restano in voi, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la concederà. Ecco, Signore, i nostri fratelli ti chiedono e noi per loro ti invochiamo e ti supplichiamo perché tu possa aiutarli nel loro momento di afflizione. Insieme ti chiediamo, ascoltaci, oh Signore, tutti insieme, aiutali, oh Signore. Abbiamo dei fratelli che hanno problemi di lavoro, Giuseppina e Antonio di Campofelice, Giuseppe di Cerda, Pino per la casa, Giovanni, Vittorio e Mariella, Antonio e Lia, Massimiliano e Alessandro, Suor Rosa Angelica di Oria, perché vuole il trasferimento a Marreale. Ascoltali, oh Signore. Per la conversione gridano a te Salvatore, Carolina e Rosalinda e Franco, Giuseppe, Rodolfo, Francesco e Girolama di Alcamo, Antonino di Palermo, Antonella, Concetta e il marito, Pietro e Antonella di Rocca Palumba, Placido di Palermo, Marianna e Francesca di Torino, Marianna e Francesco Paolo di Palermo, Fiorella e i suoi colleghi. Ascoltali, oh Signore. Adesso, Signore, ti vogliamo chiedere la guarigione fisica per i nostri fratelli, Carolina, che ha una grave malattia che non riesco a comprendere, Giuseppe di 8 anni di psoriasi, Carolina, Rosalia e Sara, Giuseppe di Varese, Pasquale, Marianna ed Anna, soffre di diabete, soffrono di diabete, Rita di Palermo soffre di cuore, Giovanna e Francesca di Caserta soffre di depressione, Giovanni, Anna, Paolo, Celestina, Maria, Lorenzo, Rosalia, Giacoma, Maria Carmela, Caterina di Palazzo Adriano, Rosaria e famiglia di Palermo, Cesare, Rosa, Giuseppa di Partinico, Giuseppina di Villafranca, Giovanna di Palermo, Maria, Salvatore, Mimma e Corrado, Maria di Palermo chiede la scarcerazione del marito perché è innocente, vallo a liberare, oh Signore. Lucia ha un ictus cerebrale, Ornella e Pietra di Carini e Mariangela hanno problemi con la gravidanza. Guariscila, Signore, aiutala in questo suo momento particolare. Ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Per la liberazione gridano a te Piero e Giovanna, Marina di 18 anni di Venezia, Gaetano, Salvatore, Leonardo, Giuseppe di Cerda, Maria Erminia, Daniele di Carini, Diego di Ragusa, Leonardo, Calogero di Sciacca, Mariella da Palermo, Antonina, Francesco, Salvatore, Romana, Giovanni di Agrigento, Nino e Luca di Palermo, Silvana da Messina, Filippo di Palermo, Antonella di Rocca Palumbo e Rosa Maria. Tutti ti chiedono, Signore, di liberarli dalle loro afflizioni. Giuseppe e Rosalia e Francesca, amati e crocifissa di Gela, Giuseppe di Palermo e Pino e Concetta, Pippo e Concetta, una coppia che sta per separarsi a causa di un'altra donna. Signore, libera quest'uomo da questo momento di schiavitù. Noi ti chiediamo, aiutali, oh Signore. Adesso, Padre, ti presentiamo per le mani di Maria, per intercessione di nostro Signore, i casi più gravi, la gente, i nostri fratelli più sofferenti. Michele di San Cataldo è ammalato di tumore, Antonino ha 13 anni, Rodolfo di Messina ne ha 39 ed è ricoverato per schizofrenia, Sandra ha un tumore ai nervi, Liliana dall'America è alla terza gravidanza ed è a rischio, Antonio è un bambino di 3 anni e soffre di tumore. Lo stesso Giovanni, un giovane, anch'esso ammalato di tumore. Noi ti chiediamo, guariscili, oh Signore, aiutali, oh Signore. Grazie, Signore. Ecco, aggiungiamo alcune intenzioni, ce ne sono tante. Gesù, ti prego di darmi la grazia di liberare Marcello. Chiedono una liberazione, Signore, liberalo. Padre Santo, ti prego che io e mia sorella
siamo in difficoltà con la banca. Gesù fa che sia giusto ogni cosa. Tante persone sono in difficoltà con le banche. Quante persone? Alle volte le banche non danno più e vanno da usurai, i quali aggravano la mano. Dobbiamo pregare il Signore perché tutte queste persone che sono in difficoltà con le banche, le quali quando non si paga non hanno compassione. Sulle banche avrei tanto da dire, ma lasciamo stare, non mi appartiene. E vanno dagli usurai che sono ancora peggiori delle banche. Bene, per tutte queste persone che si trovano in difficoltà con le banche, che sono nella legalità, e con gli usurai che sono nella illegalità, ma tutti sono sullo stesso piano, noi ti preghiamo. Signore Gesù, io ti chiedo aiuto, però non mi sento di chiederti aiuto materiale. Non posso chiedertelo perché sono sporca. Ho bisogno di confessarmi per riconciliarmi con te. Riconosco di essere stata cattiva e questo mi impedisce di chiederti aiuto. Sorella mia, anche che tu sei in questo stato, chiedi aiuto, il Signore ti ascolterà meglio che me e meglio che gli altri, perché nel tuo cuore c'è già un inizio di riconciliazione con il Signore, il riconoscimento di essere sporca, il desiderio di confessarti, sei in condizione di chiedere e il Signore ti aiuterà. Confessati presto e diventerai bianca, più bianca della neve. Che aspetti ancora a confessarti? Perché manderesti ancora sporca? Perché non butti tutti i rospi che hai nel cuore? Perché non ti fai bel bagno e ti vesti di bianco e metti i gioielli così al collo e apparisci bene davanti a Dio e davanti a te stessa? Signore Gesù, ti prego per mio fratello Giovanni, che si deve operare alla gamba destra. Aiutalo, Signore. Per il mio piccolo Gaetano, Signore Gesù, tu che ami i bambini di un amore più grande, tu che hai detto lasciate che i bambini vengano a me, guarda con occhio benigno Gaetano. Ascoltaci, oh Signore. Ecco, raccomandiamo al Signore tutte le altre persone che sono qui presenti attraverso queste suppliche. Chiediamo per tutti grazia questa mattina e diciamo per tutti: ascoltaci, oh Signore, guarisci, oh Signore, perdonaci, oh Signore. Signore ci dice di gioire questa mattina perché il Signore è qui in mezzo a noi. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso i tuoi nemici. Tu non vedrai più la sventura. Non temere, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore di Dio è in mezzo a te, è un Salvatore potente. Ecco, questa è la parola che il Signore ci consegna questa mattina. Ritorniamo alla gioia, alla gioia esaltante di Pasqua, perché il Signore è qui in mezzo a noi, Salvatore potente. Egli ci dà tribolazioni, ma poi dalle tribolazioni ci salva. È Lui che trionfa. Il bene trionferà sul male, la luce vincerà le tenebre, la grazia vincerà il peccato, la vita vincerà la morte. Alleluia.
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalla tua mano il vostro sacrificio, la gloria del suo nome, per il nostro la sua Santa Chiesa. O Dio, che questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che la nostra celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E lui, il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo. E lui che, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha dato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete asimi. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa
non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia o di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. E parola del Signore, 1 Corinzi 5. Ecco, non celebriamo la nostra Pasqua con il lievito vecchio, il lievito fermentato dalla malizia, ma con gli azimi della verità e della sincerità, perché siamo creature nuove. Dobbiamo acquisire la coscienza di essere uomini nuovi, mentalità nuova, sentimenti nuovi, comportamento nuovo. Siamo il popolo di Dio. Se viviamo con questa coscienza, allora noi rinnoviamo il popolo cristiano in cui siamo stati immersi come lievito, come fermento di vita nuova. Alleluia. Alleluia. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guida alla gloria incorruttibile della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Alleluia.